squillo di tamburi. E ciao compari, bentornati sul canale, un salutone dal vostro Grinone con la magliettina del Kiwi DJ, che non so se si vede, che ho comprato in Nuova Zelanda, perché ovviamente quando uno va in Nuova Zelanda compra le magliette con i kiwi che suonano il pianto, perché sì. Che poi che cazzo c'entra sta roba col video? Boh. Bene ragazzi, scusate per quel oh mio Dio, l'ho rifatto davanti al titolo del video, ma purtroppo vi giuro, quando l'ho caricato, cazzo, era fisso là e non riesco a toglierlo. Comunque in questo video parleremo delle carte più fighe, più cazzute, più swag, Schweppes? No. Di tutti i FIFA, ovviamente secondo la mia autorevolissima opinione. Perché questo video? Perché cazzo non ho fatto un draft 194 centimetri nel culo rated? È perché mi stavo leggendo i commenti sotto il video, quello della Poraccio Road to Glory. Ho visto un sacco di voi che mi seguivano sul vecchio canale ricordarmi le vecchie serie che facevo, come la serie Slow, i tedeschi, le 50 sfumature di Blanco. Adesso basta perché mi sale la tristezza. Non ce la faccio, troppi ricordi. Ok, mi sono ripreso. Allora, seriamente, le carte più fighe da FIFA 10 fino a FIFA 16. O premetto che io FIFA 10 e FIFA 11 ci ho giochicchiato, perché ho cominciato ad andare pesante su Ultimate Team da FIFA 12 in poi. Anche perché ancora FIFA 10 ancora ero su PC, quindi figurarsi. Poi quello era uscito. Se non lo sapete, momento Quark, un attimo che sistemo la voce. Bene, eccoci, ecco. Se non lo sapete, Ultimate Team 10 uscì all'epoca come DLC a pagamento e non come contenuto gratuito già inserito nel gioco. Bene, dopo questa parentesi di storia, perché sto parlando ancora come Berto Angela, non lo so, partiamo subito in bomba perché ormai sono 3 minuti che dico cazzate. FIFA 10, la carta più figa di tutte, ragazzi, tenetevi Maicon dell'Inter, signori. Guardate che carta. Terzino destro 92 oro, anche perché su FIFA 10 in forma non esiste. Esistevano 91 velocità, 89 tiro, e questa era la carta normale. Sì, era un 92. Sto guardando di là perché me le sono messe, sennò col cazzo che mi ricordo tutti i dati. Ma questo era mostruoso. No, adesso un momento tristezza di nuovo. Mi viene in mente l'Inter che ha vinto la Champions nel 2010. Oh my God, e adesso abbiamo D'Ambrosio. Basta, basta, no, basta, basta, ragazzi, basta. Cioè, Maicon era troppo figo, però passiamo. FIFA 11, e anche questo da un amico ho avuto l'onore, il piacere e l'orgasmo di provarlo. Stiamo parlando di Ronaldinho 88, che se non mi ricordo male era il second in forma, o addirittura la terza versione di questo giocatore, che vi faceva veramente sbobbare col baleno. Posizione COC, Serie A, brasiliano. Una velocità decentissima, perché quel 79 che aveva, sì, guardo sempre. Te l'ho già detto che c'ho i dati là, non rompetemi i coglioni. Quel tiro, ragazzi, quel tiro. Poi le skill devastante. Passiamo a FIFA 12, e signori, io ero una merda perché giocavo col 5-3-2 e il Niño Torres, che voi non potete capire, è il Niño Torres su FIFA 12, se non l'avete mai giocato, era da erezione, tiri a giro ovunque, il male, il male. Ora passiamo a FIFA 13. Devo per forza scegliere come mia carta preferita Alexander S. Tra l'altro, tutti i cazzo di youtuber in Italia non sono in grado di dire il suo merda di nome. Si dice S-Vine, no? S-Vine, Schwein, bla bla, così. Puttana Eva. Ad ogni modo, 90 di velocità, 70 tiro, che sti cazzi, perché era 2000 almeno il tiro, era mostruosamente forte. Andava via a tutti, cioè veramente era come tirare il pisello di un cinese dentro la vagina di una prostituta che ha lavorato 40 anni sul campo. Se vi siete resi conto della metafora, capite che quello lì, come partiva, non lo fermava nessuno. Ma veniamo a FIFA 14. Che brutta scena. Un Totò di Natale in form 88. Anche questo mi pare che fosse la terza versione in form. Jack lo Squartatore, penso, avrebbe preso una corsa vedendo Di Natale che gli arrivava dietro. Di Natale 88, FIFA 14. Cioè, per me era
Io pensando a FIFA 14, giocatori che mi vengono in mente, mi viene in mente di Natale 88 e quindi l'ho scelto per questa classifica. Molto semplice il discorso, tutto qua. E siamo giunti a FIFA 15, non è proprio la mia carta preferita, ma sicuramente quella che un sacco di gente... Intanto io sto guardando avanti perché ho la play accesa che sta scaricando GTA, manca un quarto d'ora. Se finisco sto cazzo di video poi magari gioco anche. Bolasì, che ha due versioni, a parte quella normale, sono ricordi freschi. Team of the Season e anche il 79 in form, second in form, posizione COC, come direbbero a Roma, megoglioni. Ah, precisiamo, queste sono le carte più piaciute. Poi ovviamente, molto probabilmente, se questo video vi piacerà, se metterete tanti pollicioni, se l'idea vi è piaciuta, sì, mi sto facendo un'autopromozione. E visto che ci siamo, entrate anche nel gruppo Telegram dei Brainless, altrimenti gli altri quattro mi prendono ammazzate perché io sono quello meno social di tutti. E trovate i link in descrizione, chiaramente. Ecco, non mi ricordo più che cazzo di discorso stavo facendo, quindi passiamo a FIFA 16. Come sapete tutti, io FIFA 16 non ci ho giocato un cazzo, ma perché c'è un però, il giocatore che finora mi ha più garbato di tutti e che mi avete consigliato proprio voi in un commento sotto sempre la poraccio Road to Glory, altra pubblicità che entra così, è il Trenz Rodrigo Palacio, una carta che praticamente ve la tirano dietro, ve la regalano, si autoscarta da solo per entrare nel vostro club dai pacchetti, ed è, a quello che ho avuto modo di vedere finora giocandoci, una cazzo di bestia. Bene signori, se il video vi è piaciuto mi raccomando like, commentate, guardate, ho il pollice opponibile, che figata, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre mi raccomando, serio, con tanta qualità.